Buongiorno ai nostri telespettatori. Si sono vissuti momenti di tensione e di disperazione questa mattina in municipio ad Alessandria, dove un centinaio di lavoratori di Aspal e Costruire Insieme sono tornati a protestare per la loro grave situazione lavorativa. Dopo aver manifestato con una serie di cartelli, sedie e fotografie in sala giunta, come fra poco vedrete, lavoratori e sindacalisti si sono trasferiti in sala consiglio, dove alla presenza dell'assessore comunale Matteo Ferraris, i responsabili di categoria e di tre sindacalisti CGL e CISL-UIL hanno fatto presente che nulla fino a questo momento è stato fatto per salvare il posto di lavoro di tutta questa gente che vive nel timore che alla scadenza della cassa integrazione arrivino anche le lettere di licenziamento. Una protesta civile moderata ma forte nei toni e nelle critiche verso tutti. Non è certamente licenziando che si risolvono i problemi di questa città, hanno detto. Anzi, battendo poi le mani sui banchi e rumoreggiando, i lavoratori hanno gridato a viva voce che è arrivata l'ora di dire come stanno veramente le cose e soprattutto che fine faranno, ed hanno reso noto che la loro protesta continuerà con più determinazione. In merito alla manifestazione di questa mattina, un più ampio servizio andrà in onda nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Porta negli Stati Uniti la nuova pista della FEVA, l'associazione che tutela le vittime dell'amianto, per cercare di ottenere quei risarcimenti imposti dalla storica sentenza di condanna pronunciata ai giudici di Torino, dove due anni fa, come di fatto, non sono mai arrivati alle migliaia di vittime il loro rimborso, cioè il processo che aveva stabilito come rimborsare e pronunciare a questa gente quanto avevano già perso. Infatti sono rimborsi storici che non sono mai arrivati, dicono le migliaia di vittime che in questo processo, migliaia di familiari di vittime che in questo processo si erano costituite parte civile. Una lotta contro il tempo per cercare una giustizia che di fatto non è ancora arrivata fino in fondo. Sentiamo che tipo cedo. È una riflessione amara quella delle migliaia di famiglie casalesi che a distanza di due anni dalla storica sentenza che ha condannato i patron dell'Eternit stanno ancora cercando una strada da percorrere per riuscire ad ottenere quei risarcimenti che per legge avrebbero già dovuto avere in tasca. Ma si sa, la giurisprudenza spesso insegna che non sempre quanto decretato in una corte poi ha un seguito effettivo. Ed è proprio questo che sta accadendo a Casale, dove la FEVA, il comitato sorto per ricordare e tutelare le vittime dell'amianto, non si dà certo per vinto. Questa volta la nuova porta che è stata aperta, seppure con mille perplessità, porta negli Stati Uniti e va a scomodare il fondo americano della Johns Manville Corporation, colosso statunitense che tra gli anni 60 e 80 istituì un fondo monetario per risarcire 15.000 persone ammalate di mesotelioma, dopo che era stata comprovata la manomissione di uno studio condotto nel 1950 da due ricercatori statunitensi che evidenziava le connessioni tra amianto e cancro. Studio che, dopo essere stato pubblicato, subì delle modifiche da parte degli scienziati su pressione, si seppe poi in seguito, di un avvocato che lavorava proprio per John Manville. Ne nacque una class action grazie alla quale fu istituito il fondo monetario che oggi, a quanto pare, contiene ancora dei soldi che potrebbero essere utili per le migliaia di persone casalesi che di rimborsi, nonostante la sentenza torinese del 2012, non ne hanno visto nemmeno una goccia. Una corsa verso l'ignoto, sicuramente in salita, ma giunti a questo punto, tanto vale giocare il tutto per tutto. E nella città piegata dal dolore di tante morti inutili, dove solo a sentire il nome di Stefan Schmidaini, che nonostante la condanna ha sempre voltato le spalle alle sue vittime innocenti, si prova rabbia e disdegno, oggi si pensa con amarezza alle offerte in denaro che il magnate svizzero aveva fatto recapitare tramite i suoi legali a chi con fermezza aveva voluto arrivare fino in fondo al processo del secolo. Alcune delle parti civili avevano accettato il denaro offerto, ma la maggior parte aveva rifiutato con diniego e sono proprio loro, oggi, a doversi dannare per vedersi riconoscere quello che gli è dovuto, morti a parte, perché per quelli, purtroppo, nessuno li potrà mai risarcire.
Sono stati presentati i risultati di una indagine sulla criminalità organizzata, la legalità e la sicurezza urbana voluta dalla Commissione Speciale del Comune di Torino per comprendere atteggiamenti e percezioni di commercianti, artigiani, ristoratori. Tra le altre cose emerge una scarsa conoscenza delle leggi anti-usura e anti-racket. Carla Ruffino. L'illegalità sotto la mole è percepita come fenomeno in aumento, in particolare nei quartieri periferici come Barriera di Milano, considerato insicuro da più della metà degli intervistati. Spaccio e prostituzione, i problemi più segnalati, per far fronte ai quali si richiede una maggiore sicurezza delle pene e una presenza più capillare delle forze dell'ordine. Poco inclini a condividere l'idea che la presenza mafiosa in città sia pervasiva, poi gli intervistati ritengono che la criminalità organizzata sia attiva soprattutto nel traffico di stupefacenti, nel sistema degli appalti, nel settore edile e nell'usura. Sono alcuni dei risultati dell'indagine sulla percezione della sicurezza e il rischio di infiltrazioni mafiose promossa dalla Commissione Speciale Legalità del Consiglio Comunale di Torino e coordinata dal professor Rocco Sciarrone, somministrando 500 questionari a commercianti, ristoratori e artigiani. Dalle risposte emerge come in generale gli operatori economici della città siano consapevoli del rischio rappresentato dai gruppi mafiosi, soprattutto per quanto riguarda l'infiltrazione nell'economia locale. Ritengono preoccupanti, anche se pochi dichiarano di averne avuto diretta esperienza, fenomeni quali il pizzo e l'usura, ma ancor più rilevanti nella loro percezione sono i fenomeni legati alla corruzione politica ed economica. Uno spunto di lavoro per la Commissione è che ci preoccupa la scarsa conoscenza invece delle leggi anti-usura e anti-racket, benché l'usura venga percepito come un fenomeno, un problema molto diffuso, e quindi il nostro impegno sarà quello di formare la Polizia Municipale e lo sportello unico per le attività produttive in modo tale che abbiano maggiori conoscenze, maggiore informazione su questo tema e possano quindi restituirla a quegli operatori economici che si trovano nella necessità di dover far riferimento a questa normativa per tutelarsi. La Procura della Repubblica di Asti ha indagato Pierino Santoro, 55 anni, direttore generale dell'Agenzia Territoriale per la Casa, l'ente pubblico che si occupa di costruire e gestionare gli alloggi di edilizia popolare in città e in provincia, cosiddette case popolari. L'accusa a carico di Santoro è di peculato. Costui, attivando riservatamente una carta di credito agganciata al conto corrente dell'agenzia, si sarebbe appropriato negli anni di somme ingenti, in media dai 10 ai 20 mila euro al mese, prelevati dal fondo dell'ente utilizzati ai fini privati. I conteggi sono ancora in corso. Il danno complessivo potrebbe superare ampiamente il milione di euro. La svolta è arrivata ieri, quando, dopo una perquisizione della Guardia di Finanza negli uffici dell'ATC di Via Carducci ad Asti e nell'abitazione del dirigente a Mongardino, le Fiamme Gialle hanno trovato documenti ritenuti interessantissimi. Il difensore di Santoro, l'avvocato Aldo Mirate, ha detto che il suo cliente si è già dimesso da direttore ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria per collaborare. E siamo proprio alla cronaca giudiziaria. Volevano iscrivere il proprio figlio di 34 anni in una scuola pubblica. Le norme ministeriali e quelle interne lo impediscono e la famiglia, dopo essersi ribellata, ha reagito ai carabinieri. Adesso padre, madre e figlio si trovano a dover affrontare un processo per una serie di reati. Sentiamo il servizio di Emma Camagna. È bello e giusto che un padre e una madre desiderino che il proprio figlio vada a scuola ed è normale che un giovane si dedichi allo studio. Non lo è se questo giovane vuol frequentare un istituto superiore a 34 anni. E invece Cristian Preggiaro, novese, oggi 38enne, qualche anno fa voleva a tutti i costi seguire i corsi di scuola media superiore al Ciampini di Novi e lo volevano ancora più di lui i genitori, Piero Freggiaro ed Elisabetta Vitaliano, soprattutto il padre. Il risultato, tutti e tre saranno processati per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Infatti più volte si sono presentati al Ciampini chiedendo perentoriamente che a Cristian fosse consentito l'ingresso
stessa scuola. Le norme ministeriali e il regolamento interno però lo vietano. La famigliola ha sempre reagito con decisione, i tre hanno dato in escandescenza all'arrivo dei carabinieri fatti intervenire e si sono buscati le denunce. Inutilmente è stato loro detto che se il giovane voleva un diploma poteva frequentare un apposito corso serale per adulti. Al Ciampini, dove lui voleva andare a tutti i costi, c'era già stato, ma non era riuscito a concludere il ciclo di studi. Voleva farlo da adulto, non intendeva sentire ragioni. Le cose ora sono cambiate. Christian si è convinto a frequentare una scuola serale in un'altra città, ma le accuse sono rimaste e i tre ne risponderanno in tribunale. Da ieri polizia e carabinieri stanno indagando per una serie di telefonate ricevute dai cittadini di Alessandria che segnalavano una truffa in atto proprio in quelle ore. Si tratta di truffatori che continuano a chiamare ignari cittadini di Alessandria e non solo, spacciandosi per operatori di un fantomatico call center di un servizio di spedizione. Nella telefonata spiegano di essere in possesso di una busta da consegnare in contrassegno a 61 euro, ma di non poter dire il mittente per questioni di privacy. Lo scopo sarebbe il solito, cioè quello di entrare in possesso della somma e poi di sparire. In realtà le forze dell'ordine avrebbero anche accertato che si tratta di una truffa bella e buona, come hanno confermato anche alcune ditte coinvolte in questo raggiro e naturalmente all'oscuro di tutto. Per questo motivo Polizia, Carabinieri e Vigili Urbani invitano, prima di aprire la porta a sconosciuti, di contattare comunque le ditte per ogni situazione sospetta e di segnalare il tutto al 112 o al 113. È di oltre 20.000 euro il bottino che una banda di 5 persone è riuscita a impossessarsi rubando la notte scorsa a Stazzano il bancomat della Banca Regionale Europea situata in via Fossano, poco fuori dal centro abitato. I ladri, come vedete da questa foto, dopo aver sfondato la porta d'accesso usando un'auto, una Fiat Punto, come testa da rete, hanno completamente sradicato il bancomat, caricandolo poi su di un furgone e sono fuggiti. Le due auto naturalmente erano rubate. L'azione è stata rapida, ma non è sfuggita alle telecamere, i cui filmati da ieri sera sono attentamente visionati dai carabinieri della compagnia di Novi Ligure. Il convegno sulla sicurezza dei centri urbani organizzato dall'amministrazione provinciale di Alessandria, che si è svolto nell'aula magna dell'Istituto Volta, aveva in programma molti interventi di esperti e studiosi del traffico stradale. C'era persino uno psicologo del traffico che studia il modo di rieducare gli automobilisti sui comportamenti illeciti nella strada. Ma tra gli ospiti, a sorpresa, si sono presentati anche gli inviati della trasmissione televisiva Le Iene. L'inviato era Mauro Cascinari. Vediamo il servizio di De Vincino. Durante il convegno sulla sicurezza stradale organizzato dalla provincia di Alessandria, con gli illustri relatori ospiti è arrivata a sorpresa anche una troupe della trasmissione televisiva Le Iene, che su sollecitazione dell'associazione Globo Consumatori sta conducendo un'indagine su quei totem arancioni chiamati Velo OK, che vengono adottati in molte città per cercare di contenere la velocità dei veicoli sulle strade. Il problema è che ci sono arrivate diverse segnalazioni di persone che hanno preso multe fatte con dei rilevatori posti all'interno di queste colonnine arancioni che stanno spopolando in molti posti d'Italia e so anche in provincia di Alessandria, e il problema è che queste colonnine arancioni non sono state riconosciute dal Ministero né come segnali né come strumenti di rilevazione. Parlo del contenitore e c'è un certo vuoto normativo, come ho chiesto adesso al rappresentante del Ministero, che però non può rilasciare dichiarazioni. Ho detto: se potete fare in modo che questo vuoto, che permette che queste colonnine vengano installate selvaggiamente in quantità industriale, vengano normate, nel senso che abbiamo delle foto, tra l'altro sono proprio in provincia di Alessandria, abbiamo fatto dei giri, di colonnine che sono semplicemente poggiate ai bordi della strada, ce ne sono alcune, adesso non abbiamo la foto, ma queste non sono ancorate in nessuna maniera,
Ce ne sono alcune, in questo caso poggiate anche scoscese, e alcune, l'abbiamo trovata una attaccata ad un semaforo con una catenella per non farla portare via. E il problema è che queste cose qua non sono assolutamente normate, perché chiunque può fare quello che vuole, qualunque azienda italiana può produrre questa roba nella forma che vuole, alta, bassa, che penda, arancione, con la scritta se non vai piano muori, cioè non è un cartello segnaletico riconosciuto dalle istituzioni, che abbia una sua omologazione. Quindi qui ci puoi mettere qualunque cosa, velo-ok, controllo velocità, la faccina dei vigili, ci puoi mettere un orco che spaventa, qualunque cosa può lampeggiare, non può lampeggiare, non c'è alcuna regolazione. Chi ci dice che le multe fatte con un affare messo qui dentro, che si muove, che è di plastica, che si restringe col caldo, si allarga col freddo, viceversa, si piega col vento, eccetera, siano delle multe che hanno un senso? Cioè, qui passa un tir, te lo sposta, e questo inquadra un'altra cosa. Come puoi dire che questa cosa qua mobile abbia un valore, dia valore a una multa, seppur con dentro un autovelox omologato? Polemizzavate anche sul costo di questa cosa. Eh sì, perché noi abbiamo fatto dei preventivi, e una cosa come questa, che ha due bulloncini di ferro ed è tutta plastica, veramente è un giocattolo che non costa 1500 euro, ma se te lo fai tu ne fai 100, probabilmente costa 50 euro, e gli adesivi ormai te li stampi con la stampante di casa, insomma, cioè tutto alquanto discutibile. E visto che queste cose vengono vendute a 400 comuni italiani e continuano, come vedrete nelle vostre strade, ad apparire sempre di più, ci chiediamo se hanno un senso. Disagio sociale e problematiche sul lavoro sono solo alcuni dei punti di forza sui quali sta dibattendo Rocchino Muliere, candidato a sindaco per la città di Novi Ligure. Ieri sera Muliere ha incontrato la città novese, proseguendo il suo impegno prima delle elezioni primaverili. Vediamo il servizio. Partecipazione e condivisione. E ancora ascolto, incontro, confronto. Sono queste alcune delle principali parole d'ordine che guidano la stesura del programma Novi Ligure del candidato sindaco del centrosinistra Rocchino Muliere. Dopo gli incontri avvenuti la scorsa settimana con le associazioni sportive, di volontariato, culturali, ieri sera presso la sala conferenze del Foral si è svolto il primo incontro con la cittadinanza. Un incontro al quale hanno partecipato parte dei cittadini novesi che hanno votato alle primarie dello scorso ottobre e a cui è stato chiesto di diventare attivi protagonisti nel percorso verso le elezioni. Tanti i temi toccati da Muliere nel corso della serata. Tra le priorità da affrontare ci si è focalizzati sulla situazione di disagio sociale e sul lavoro, sia per chi è in cerca della prima occupazione, sia per chi ha perso l'impiego. Sull'argomento il candidato del centrosinistra ha evidenziato con forza come per una città la principale risorsa debbano essere le persone ed inoltre su come si debba insistere sulla vocazione industriale novese e sulla capacità di innovarsi. Per concretare tutto ciò si è sottolineata l'esigenza di creare le condizioni che facciano arrivare a Novi nuovi investimenti. Muliere si è anche espresso sul terzo valico, affermando a suo avviso la correttezza sulla scelta di cercare soluzioni mitiganti l'impatto dell'infrastruttura. Sempre sull'argomento, il candidato sindaco ha sottolineato le conquiste ottenute, come ad esempio l'osservatorio ambientale. Inoltre, inerenti l'opera, si è affrontata la questione dello smarino, che per Muliere è da trasportare su rotaia e non su gomma, l'eliminazione dello shunt, l'obiettivo dell'utilizzo di San Bovo e la volontà di avere risposte da RFI, dal Ministero e dal Governo. Tra gli altri numerosi aspetti toccati durante la serata, poi l'esigenza per Novi di un nuovo piano regolatore che usi meno territorio possibile e che riqualifichi ciò che è presente, ed ancora, in tema di riqualificazione, l'aspetto degli ingressi cittadini. Un primo incontro, quindi, denso ed intenso, a cui ne faranno seguito altri. Secondo le previsioni meteo, il tempo in provincia di Alessandria e di Asti cambierà ancora con freddo e nevicate nelle prossime ore, in particolare una perturbazione più consistente e attesa per, nel pomeriggio e nella prima parte di domani, con piogge diffuse anche a carattere forte rovescio in Liguria e nevicate sulle Alpi fino a quote basse anche in collina. L'ARPA Piemonte prevede per le prossime ore probabili nevicate oltre i 600 metri in Valcurone, Grue, Ossona e Valborbera. Migliorerà a partire
da domani pomeriggio per una domenica che si prospetta soleggiante. E intanto aumentano anche le frane con la pioggia caduta in queste ultime ore a Lerma. Ieri sera e ieri le strade sono state chiuse per un'ennesima frana. Già 11 sono quelle che si contano in provincia di Alessandria. Vediamo di che cosa si tratta nei 3 minuti con Maurizio Silvestri. Allora, oggi i 3 minuti li dedichiamo alla strada che porta fino a Lerma, il paese di Lerma. Allora, è avvenuta una frana, e quello può succedere, è avvenuta una frana a dicembre, vedete che frana, insomma, ha tirato via un bel pezzo di strada. E quello, insomma, è una cosa che può succedere, soprattutto per tutta l'acqua che è venuta in questa stagione. Però l'unica cosa pazzesca è che qui nessuno più è arrivato. Cosa hanno fatto? Hanno messo delle transenne, senza nemmeno un indicatore di luci, che soprattutto di sera, ora chi conosce la strada bene, però chi non la conosce, vedete che le transenne arrivano effettivamente proprio a metà, dividono la corsia proprio a metà, quindi di notte uno, se non la vede o viene un po' veloce, può anche andarci contro. L'unica cosa che hanno fatto, visto che queste transenne in 2 mesi, quasi 3, che sono qui, continuano a cadere e andare giù, e a cadere vengono tirate su dai cantonieri e ricadono, allora hanno fatto una bella cosa. Dice, ma sì, vediamo di fare un intervento velocissimo, e hanno messo un po' di catrame, così la transenna è un po' più fissa e rimane su. Però questa è una cosa veramente vergognosa, perché vi dico, questa è una strada frequentata tantissimo, perché poi collega anche i paesi di Mornese, di Casaleggio, eppure vedete che qui è tutto fermo, come dice i nostri colleghi dalle Quattro Frecce, qui veramente è tutto bloccato, c'è solamente un po' di catrame per tenere su, ma non è questo. Andiamo a vedere un altro pezzo che si trova sempre su questa strada. Vieni Fabrizio, andiamo. Questo è un altro punto, e se andiamo a vedere anche un punto abbastanza importante, perché questo qui si trovava il monumento ai caduti, quindi sempre vicino alla strada prima di arrivare all'Erma. Anche qui guardate che frana pazzesca, ed è tantissimo che questa frana è qui e nessuno ci fa niente, guarderai divelto. Ecco, vedete anche qui abbiamo la lapide che era posata qui proprio sopra la strada. Sono tutte segnalazioni che abbiamo fatto, che sono state fatte alla provincia, ma proprio non ci si sente. Anzi, l'unica cosa che si fa è continuare a mettere dei cartelli con scritto pericolo, con scritto lavori in corso, ma i lavori qua in corso non ci sono. Queste sono cose importanti, perché tra un po' arriverà l'estate, in questi posti ci sarà tantissima gente che viene per le vacanze, e beh, cerchiamo di mettere a posto queste strade che, insomma, stanno peggiorando sempre di più, è quello il problema. E più si aspetta, più ci saranno dei lavori da fare. Quindi mi raccomando, queste sono segnalazioni dalla strada che conduce verso Lerma, Casaleggio, Mornese. Ci vediamo ai prossimi 3 minuti e speriamo bene. Ciao! E fra poco la pagina sportiva, subito dopo sentiremo come sarà il tempo nelle prossime ore e le notizie utili. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.